Senti un po', che cosa hai detto poco fa? Che sei venuto per salvarmi? Sono stato mandato qua giù apposta, sono il tuo angelo custode. Non mi sorprende per niente. È ridicolo che tu abbia pensato ad ucciderti per del denaro. $8,000. Già, sono cose che... Ma come sai questa storia? Te l'ho detto, sono il tuo angelo custode, so tutto di te. Mm. Hai tutta l'aria del tipo di angelo adatto a me. Sei appietato, eh? Che ne hai fatto delle tue ali? Non le ho ancora avute, sono un angelo di seconda classe. Non so se mi piacerebbe farmi vedere in giro con un angelo senza ali. Me le devo guadagnare. E tu mi aiuterai certamente. Sicuro, sicuro. E come? Lasciandoti guidare da me. Ah. Puoi aiutarmi soltanto se hai portato con te $8,000. Oh, no, non usiamo denaro lassù. È vero, già, dimenticavo. Invece qua giù non se ne può fare a meno, amico. Ma sciocchezze. L'ho scoperto troppo tardi. Valgo più da morto che da vivo. Non devi dire queste cose. Non avrò le ali se continui così. Non ti rendi conto di tutto quello che hai fatto? Se non fosse stato per me... fosse stato per me, tutti starebbero molto meglio. Mia moglie, i miei amici, i miei figli... No, vai a salvare qualcun altro, vai. Ma no, tu non mi capisci. Io ho un... Oh, ma stai zitto, va via. La faccenda non sarà tanto semplice. Così pensi ancora che uccidendoti faresti diventare tutti più felici, eh? Non so, credo di sì. Anzi, sarebbe stato meglio se non fossi nato. Cosa dici? Ho detto che vorrei non essere nato. Oh, non devi dire queste cose. Tu... Un momento, questa è una buona idea. Che ne pensi? Sì, è quello che ci vuole. Bene. Sei esaudito. Non sei mai nato. Ehi, lassù, non occorre poi far tanto chiasso. Cosa hai detto? Non sei mai nato. Non esisti. Non hai preoccupazioni al mondo. Niente pensieri, niente impegni, niente $8,000 da trovare e nessun Potter che ti amareggia la vita. Parlami un po' da questo orecchio. Sicuro, ci senti anche di lì. Ah, questo è straordinario. Non ci sentivo più da quando ero bambino. Deve essere stato quel tuffo nell'acqua gelata. Anche il labbro non ti sanguina più, George. Ma che racconti? Che è successo? Guarda, non nevica più. Insomma, che sta succedendo? Ho bisogno di bere qualcosa di forte. Che ne diresti, Angelo, di un bicchierino? Appena si saranno asciugati i vestiti. Ma sono già asciutti. Oh, questa è bella. La stufa è più calda di quello che credevo. Su, rimettiti i vestiti, così andiamo a riprendere la macchina e poi... Oh, dimenticavo, io andrò in macchina e tu volerai. Non posso, ti ho detto che non ho le ali. Non hai le ali, hai ragione. Che cosa cerchi? Avevo lasciato qui la mia macchina e non la vedo più. Ma tu non hai la macchina. L'avevo la macchina ed era proprio qui, l'avrà portata via qualcuno. Buonasera. Oh, dite, chi... Dov'è la mia automobile? Come avete detto? La mia automobile, l'ho lasciata qui quando ho sbattuto contro l'albero. Ma che albero? Che albero? Questo qui, ci ho sbattuto contro. Ci ho fatto uno spacco. Qui, da questo lato. Ma che state raccontando? Mi avevate preoccupato, uno dei più vecchi alberi di Pottersville. Pottersville? Volete dire Bedford? Ho detto Pottersville. Credete che non sappia dove vivo? Ma che diavolo avete? Ah, non so. Non capisco più niente. Non so se sono pazzo io o tu. Io no, certo. Forse l'avrò lasciata da Martini. Gabriele, andiamo a vedere. No, Clarence. Clarence. Eccoci arrivati. Vieni, Martini è un mio buon amico. Qui c'è posto a sedere, siedi.
Oh, ciao, Nick. Ehi, dov'è Martini? Volete un Martini? No, no, Martini, il tuo padrone dov'è? Sentite, il padrone qui sono io. Volete da bere o no? Va bene, doppio gin. Presto, Nick. Va bene. E per voi? Ci sto pensando. È tanto tempo che non... Sentite, signore, io ho da fare. Dovreste far presto a decidervi. Grazie, buon uomo. Stavo pensando... Pensando a un buon punch a rum. No, non fa abbastanza freddo per il punch. Un momento, ho deciso. Vino cotto, con molta cannella e poco garofano. Roba dei miei tempi, sana. Sentite, signore, in questo bar serviamo roba per ubriacarsi presto e non vogliamo tra i piedi tipi come voi per dare alla bottega color locale. Beh, è chiaro o vi devo convincere a suon di pugni? Ma che cosa sta dicendo? Nick. Dagli quello che hai dato a me, è un buon diavolo. Va bene. Thank you.